Il calendario dell'Avvento che cosa rappresenta? Rappresenta in qualche modo il percorso del mese di dicembre, ma simbolicamente anche di tutti i mesi dell'anno. Cioè, in qualche modo è il segno dell'attesa, che in quel mese è più evidente. E comincia infatti con quello che mi colpì da ragazza ad Amburgo, e cioè la prima candela dell'Avvento, che era su tutti i davanzali la prima domenica d'Avvento, e i calendari, che allora non si usavano in Italia ma in Germania già molto, cioè l'idea di una finestrina ogni giorno. Allora così ho pensato a proporre una serie di piccoli racconti, qualcuno un po' più lungo, qualcuno un po' più breve, qualcuno di ambiente padovano dove io vivo, qualcuno di ambiente invece orientale come la mia famiglia armena, qualche storia più drammatica, qualche altra più divertente, per fare insieme, accompagnare il lettore lungo un percorso che poi culmina nella una festa finale. Ecco, appunto, la finalità qual è? La finalità è in qualche modo di offrire un po' una tavolozza con tanti colori diversi che siano appunto, compongano insieme quello che è il mosaico della vita, dei temi allegri, temi più malinconici, un paio di scherzi, in modo quello che in fondo è il tessuto della vita di tutti e che tante volte non riconosciamo. Cosa hanno in comune queste storie venete e orientali, come diceva poco fa? Beh, hanno in comune che ci sono io in mezzo, cioè in qualche modo sono tutti episodi che ho vissuto oppure legati alla mia famiglia e ai ricordi e ai racconti che mi sono stati fatti di eventi avvenuti in Anatolia nel 1915, quando ci fu il grande genocidio degli armeni. Quest'anno è anche il 100° anniversario, quindi questo a maggior ragione. Però il libro non è solo di argomento armeno, è di argomento proprio armeno e italiano, come in fondo sono io.